Miss Italia ad una domanda, ha risposto che lei avrebbe voluto vivere la seconda guerra mondiale, che si vede che nei libri di storia, in televisione ha visto, ha letto delle cose che riguardano la seconda guerra mondiale. Però a chi gli ha fatto la domanda, dopo aver ricevuto questa risposta, andava replicato, sì, ma tu, Miss Italia, se tu avessi voluto vivere la seconda guerra mondiale, la volevi rivivere alla tua età, no? E tu c'avevi un fidanzato, che lo richiamavano in guerra, che ci avrai avuto un fidanzato, e te lo mandavano a combattere o nel deserto libico o nelle nevi con l'armi in Russia. E tu che facevi intanto che il tuo fidanzato era in guerra? Poi non si sapeva che sarebbe tornato, poteva tornare morto una salma oppure poteva tornare mutilato. Ma tu per 4-5 anni senza fidanzato che facevi? Io, cari amici, vi posso dire che in tempo di guerra, per tutti gli uomini giovani e valorosi in guerra, era una pacchia per gli adolescenti e per gli uomini anziani, era una pacchia. Sì, una pacchia era, capito? Gli adolescenti, 15-16 anni, che non potevano essere richiamati in guerra. Poi mi si perdoni tantissimo, non voglio offendere nessuno, ma doveva essere una pacchia pure per i preti, non c'erano più uomini validi, tutti in guerra stavano. E sono tante le considerazioni da fare, Miss Italia, e Pietro Lardino ha scritto i suoi sonetti lussuriosi, parla pure di qualche ragazza che c'aveva il fidanzatino che era andato in guerra e che in mancanza del fidanzatino si era rovinata tutti i polpastrelli a forza di suonare la chitarra. Ecco qua, cari amici, il mio amico Gianluca Canolesi mi ha informato di questa situazione, di questa Miss Italia che ha fatto tale dichiarazione, e questo è il mio commento, va bene? Ok, cari amici? Ok Gianluca, ok. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.